signorina, buonasera. Come bello stare a Napoli e sognare. Si accomodi. Mentre c'è lo sempre buongiorno, dire, buongiorno a tutti. Buonasera. Siamo tornati ancora più indietro nel tempo, perché qua siamo agli anni 50, perché il qui presente Terzigni è il protagonista, uno dei protagonisti più fondamentali del Paradiso delle Signore, essendone il proprietario del Testè Paradiso, e sei presente dalla prima puntata, giusto? Dalla prima stagione. Sì, insomma, prima stagione. Siamo partiti nel 56 in realtà, e siamo arrivati nel 62. Nel 62. Quindi state invecchiando con la sua. Invecchiando. No, detto così è brutto, però. È così. Cioè, sempre meglio se si considera l'alternativa, no? Ero giovane, avevo i capelli lunghi. Niente. No, ma davvero sei cambiato in questi anni? Beh, sì, decisamente. Insomma, cioè? Sono stati 6 anni, siamo cresciuti. Senti, il tuo protagonista, per il tuo personaggio, peraltro, è una persona molto carina, molto a modo, un imprenditore illuminato, non so, Olivetti style, cioè ci tiene anche ad avere un buon rapporto con tutti gli impiegati, giusto? Sì, sì. Come lo descriveresti e che cosa ti somiglia? Beh, Vittorio Conti è un gentiluomo, all'avanguardia, cerca di guardare sempre in avanti e senza pensare ai passi che ha lasciato dietro. Un po' sono anch'io così. Cerco di guardare avanti senza pensare troppo al passato, anche perché il passato poi ci condiziona parecchio, anche se serve, perché poi dagli errori si impara. Vittorio Conti è un uomo che cerca di costruire, cerca di andare sempre un passo avanti a quello che è la realtà che vive. E quindi Alessandro lo è. Certo, non ha la responsabilità che ha Vittorio Conti, però tu te lo saresti preso in carico un'impresa? Ah, non lo so, tipo, no, non lo che so. Poi dopo forse la no. Conosciamo un po' della vita di Alessandro, vediamo il paradiso. Beh, se fosse stata una stella cadente, che desiderio avresti espresso? Di tornare a 20 anni fa, quando anche noi provavamo delle emozioni che non si dimenticano. Tu ci credi? A cosa? Agli amori che non finiscono, ma sopravvivono e poi riesplodono. Come il nostro. Hai dimenticato le chiavi? Stavo... Ciao. Marta, cosa ci fai qui? Io non potevo aspettare 3 settimane. Ma non sei contento di vedermi? Sì, certo, io... Mi hai lasciato senza parole. Mi mancavi tantissimo, Vittorio. E lo so che le sorprese non si dovrebbero fare, ma... Sei felice, sì? Certo, moltissimo. Vieni qui. Allora qua bisogna mettere un po' di cose in chiaro. Allora, quella che tu baci è tua cognata. Sì, mia cognata. Abbiamo detto, una persona per tutto, non so, con dedito agli altri, equilibrato, eccetera, è innamorato della cognata. Allora, quest'amore nasce da ragazzi, durante la guerra. Perché non ti sei sposato la cognata, invece? Perché poi si è sposata lei e mio fratello. Quindi è rimasto quest'amore intrappolato dentro questo ragazzo. Poi ha cambiato strada e tutto quanto. Mio fratello poi è morto. All'epoca si usava molto, diciamo, accogliere la cognata. No, non si usava. Sì, no, certo. No, figurati. Si usava, i figli, i nipoti, insomma, era un modo, no. Sì, certo, sì, no, è giusto, è vero. Si usava. E quindi lei sta a casa tua, no? È venuta da un periodo a casa mia, è successo un po' di cose. Sì. Ma Vittorio è innamorato della cognata o della moglie? Perché non mi sembrava tanto felice. In realtà... Tua moglie è andata negli Stati Uniti, ritorna un po' prima, Doveva avvertire. Sempre avvisate, io lo so. Diciamo detto. Che si è riaccesa una scintilla che era spenta ormai da anni. La situazione con la cognata si è riaccesa e quindi la situazione ha creato questa bolla. Perché Jessica è il fiore che non colsi, no? Non è sempre così l'amore? Guarda, io devo dire che ti seguo, seguo tantissimo, perché mia mamma è innamorata del di lui paradiso, o del paradiso, di tutte e due? Del paradiso, di tutte e due, per cui io stavo guardando il video e qualcosina ho riconosciuto, so che c'è questo impiccio. Questo inciuccio. Bisogna sempre avvisare, ragazzi, come no, però la mia domanda era un'altra. Delle volte, gli amori che non hai portato a termine, amo solo le rose che non colsi, come era Ligozzano, più o meno, sì, cito a memoria. Sì, però poi alla fine...
Che poi alla fine se li cogli dici, ah vabbè, era tutto questo. Ma infatti è proprio il periodo sbagliato con la donna giusta. Adesso era la donna sbagliata al momento, cioè era un po', capito? Però una serie facci di... dire che succede nelle prossime puntate, perché poi nel frattempo, apro e chiudo parentesi, la moglie Tina Santa di questo bel giovine... Negli quella Stati vera? Uniti, ah, quella finta, la metterei mai, non so io a fare tua, non voglio nemmeno sapere, guarda. La mogliettina santa che si chiama? Marta. Marta, allora Marta, te stai tornata dagli Stati Uniti, negli Stati Uniti anche lei si è baciata col tuo prossimo socio, giusto? È successo qualcosa, sì, è successo allora, qualcosa con questo Dante Romagnoli. Quindi a questo punto può accadere di tutto, dacci un indizio. Beh, allora, l'indizio è proprio, io lo vengo a sapere, quindi insomma puoi immaginare. Lo verrai a sapere? Beh, io sono di Trastevere. Chi te lo dice? Insomma, quindi puoi immaginare la reazione. Tu sei di Trastevere, ma lì sei milanese però. Lì sono milanese, però il sangue è quello, quindi il sangue non mette. L'attore so io, puoi dici? Immaginare come andrà a finire. Ah, però ma come poi... lo vieni a sapere? E lo vengo a sapere... Non mi ricordo, 160 puntate, c'è una confusione. Allora, lo vengo a sapere tramite, mi sembra, l'amica, la cugina di questo Dante Romagnoli, che è l'amica della contessa, insomma, un giro di parole. Pettegolezzo, sì. Quindi, fatevi gli affari vostri. Così, lo vengo a sapere così. Che storia disastrosa, va bene. Adesso devo mandare la pubblicità attaccata alla pubblicità. No, siamo ancora, non c'è ancora tempo, va bene. No, allora facciamo una cosa, che volevo mandarla dopo la pubblicità, invece mi tocca mandarla senza fare lo spoiler. Vi faccio vedere un videino del Quitte Ste Alessandro in uno spot che, diciamo così, nel quale incarna, in un pezzo di un programma nel quale incarna l'archetipo, per così dire, dell'erotismo casalingo. Vediamo. Che cos'è? Tanta roba. Farmi la doccia. E mica lo straccio asciutto. Sono fidanzata. Aspetta. Non sai com'era ridotta la serpentina? L'ho dovuta cambiare. Ah. Ci voleva qualcuno che sapesse dove mettere le mani. La caldaia è delicata. Lo so. Basta sbagliare una mossa e... E non vieni. L'acqua calda? A che temperatura vuoi che ti regoli l'acqua calda? 40? 60? Fredda! Fredda! Per cui forse la cosa migliore... no, la tartaruga no, però. Allora, a quel punto, quando è troppo, l'idraulico ti arriva così. Cos'era questo? Ero giovanissimo, era una sitcom, Sette vite come i gatti. Su Rai 2, sì. Sex and the City. Sì, Sex and the City, che carino. No, è l'archetipo, l'idraulico che ti arriva, ti ci fantastico, con la canotta che spalla larga. Ti è mai capitato, Mariolina? Se Dio vuole, no. Che bello. Come se Dio vuole? Sarei chiù. No, se Dio vuole nel senso che non si sono rotti i dubbi. Così iniziamo. A me se viene l'idraulico del genere... I dubbi rompo io, scusa, mi dite come se fa. Ma voglio rompo dire, io i tubi. Se l'idraulico, cioè? Se è un idraulico così, i tubi li rompo io. Ma quella è sorpresa. Ma io rompo tutto, prendo la caldaia e gli do fuoco direttamente. Ma questo è l'idraulico della televisione, poi quando io lo cambi veramente arriva con la pancia e la canotta. Ma dai, cannonetta, sei geloso, pure Remigi non te lo chiedo nemmeno. Allora, veniamo a te. Cominciamo dall'inizio. Da bambino ti chiamavano Attila. Mio padre, sì. Perché? Perché ero un macello. Cioè? Niente, io giocavo a pallone in casa, io avevo questa voglia di scoprire cosa c'era all'interno delle cose. Quindi smontavo tutto, però poi non sapevo più rimontare, quindi alla fine rompevo qualsiasi cosa. Qual è la cosa più strana che hai smontato? Beh, Walkman, il famoso Walkman. Perché girava, quindi ero interessato, curioso. Mio padre poi prendeva e buttava. Ma e quindi succedeva di tutto, a un certo punto allo zoo... Ah no, vabbè, questa è terribile. Mio padre mi porta allo zoo, i miei mi portano allo zoo, e c'erano le zebre, le scimmie, insomma, tutti gli animali. Il signore che stava lì, il guardiano, dice... Ma questa è la foto tua, bimbo? Sì, proprio questa, sì. Cioè, questa me la... testimonia il giorno me in la cui... racconta mio... Questa era prima che è successo che fattaccio. Okay. Sembrava tutto, tutto sì. Tranquillo. Un sì. Bimbo adorato... A cavallo di una zebra allo zoo comunale e poi. Con una scimmietta così, tanto carina. Il guardiano dice: guarda, se è un bambino un po' agitato, insomma, state attenti perché la scimmia potrebbe reagire, magari graffia, morde, insomma.
Dico, sì, sì, no, non si preoccupi, padre, mi ha lasciato il tempo di girarsi, la scimmia comincia a urlare, e si sono preoccupati, ecco lì, è successo qualcosa. Gli ho mozzicato l'orecchio. Tu hai mozzicato la scimmia? Solo lui poteva farlo. Ci ho morso l'orecchio, la scimmia è scappata via così. Così. Voleva smontare la scimmia. È un casino, un casino. Poi salivo sempre sugli alberi. Mio padre mi fece fare i Boy Scout, proprio per cercare di mandare tutta questa energia fuori da casa. E allora chiamava e dice, allora come è andato Alessandro? Tutto bene, noi facevamo i campi, andavamo 2 o 3 giorni fuori in montagna. Ad Alessandro, noi arriviamo al campo, sali sull'albero, la sera riscende e andiamo a cena a dormire. La mattina risali sull'albero, la sera riscende, la sera andiamo a dormire. Così, io salivo sugli alberi, arrampicavo, facevo, non stavo mai fermo. Ma la tua irrequietezza da che cosa derivava? Tu figlio unico? No, un fratello di 4 anni più piccolo. Che era? Tranquillissimo. Ma noi entravamo a scuola, tutte e due col grembiule, uscivamo, mio fratello uguale a come era entrato, io tutto il sangue sulle ginocchia, cose strappate, i fili tutti senza bottoni. Ma perché era così? Avevi bisogno di attirare l'attenzione. Ero molto vivace, la maestra diceva, era molto vivace suo figlio. Nessuno, com'è, l'intelligente non si applica. Sì. Un vivace contento o un vivace arrabbiato? È un classico degli anni Ottanta. Alessandro, un vivace contento o un vivace arrabbiato? No, vivace contento, non facevo male a nessuno, solo a me stesso facevo male. Ma volevi attirare l'attenzione, avevi carenze affettive, ma no, dovevi stare al centro dell'attenzione. No, beh, forse scoprendo che il lavoro avrei fatto, forse sì. Ma no, ero... Pensa, io ho praticamente punti ovunque. Tipo, fammi vedere. Non voglio far spogliare. Qua, no, qua. Non voglio far spogliare. Ma perché? Ma perché Tony? No, guarda, la tartaruga era 20 anni fa. Adesso si è un po' girata. Non le dire così a Jessica Negrò. Un po' di punti, guarda, qui c'è una cicatrice, qua c'è una cicatrice. La cicatrice più grande ce l'ho sotto al caviglia, tallone. Sì, al tallone. Ho messo, praticamente, insieme a mio cugino, facevamo una discesa, a un certo punto il piedino mi è andato sotto, in mezzo alla ruota, si è aperto così. Mio padre è andato, mia madre era incinta di mio fratello, praticamente ha rischiato di perderlo, perché mio cugino è tornato a casa con una scarpetta insanguinata, e quindi punti pure qua. Quindi noi abitavamo a Trastevere, vicino alla Regina Margherita, all'ospedale. E praticamente ero talmente abituato, mio padre mi portava lì, che quando mi facevo male da solo, non lo chiamavo più, andavo direttamente là. Sono il figlio di Torino, che mi metti i punti? Ah, sì, ecco, arrivato. E quindi andavo lì e mi mettevano i punti. Scusa, che a nulla ti spaventava? No, diciamo di no. Età, quando l'ultima volta a che età andavi da solo a pronto soccorso? Beh, 13 anni, 15 anni. Senti, ti mandano pure a cantare in Vaticano, giusto? Questa è stata un po' una sorpresa così, un fulmine a ciel sereno. Ero a scuola, a Piazza Mastai, dalle suore, a un certo punto arrivano dei preti a sentir cantare dei bambini, no? Prendono 3 di noi e tutti mia madre dico, che è successo? Non sapeva quello che stava succedendo. Ci portano alla Scola Puerorum, che sta a Campo di Fiore, a Via Monte della Farina. E da lì parte tutto questo percorso. Quindi mia mamma non si doveva più preoccupare di niente, dei libri, delle penne, dei quaderni, niente. La scuola era praticamente completa di tutto. Facevamo musica, canto e tutte le altre materie che si fanno dalla quinta elementare alla terza media. E quindi ho cominciato a fare questo percorso e Ti sei un po' calmato? Sì, era molto divertente. Beh, sì, perché i preti, insomma, dalle suore ai preti... Che avevano rispettare un po' di più. Diciamo così, un po' Senti, di più. Senti, poi dopo, vabbè, vari studi, eccetera, a un certo punto diventi anche vigile del fuoco ausiliario? Vigile del fuoco... Vedi, idraulico e pompiere, proprio l'accoppiata perfetta. Stai calma. Puoi chiamare tutte e due. No, perché Serena, devi sapere che i miei preferiti sono i vigili del fuoco. Alessà, basta, gira, non mi guardare. Guarda, io so che Jessica, sei impegnato. Il fascino della divisa? No, i vigili del fuoco. Divisa a parte. Ecco, cosa c'è? Io potrei morire. Che archetipo rappresentano i vigili del fuoco? I vigili del fuoco, io appena ne incontro uno dico, senti, c'è un fuoco, mi devi spegnere subito. Serena, perdonami, ma non mi dice queste cose. Ma io... Jessica, sorella, ti capisco. Sorella Memo, ci spegni tu. I pompieri infiammano i cuori, lo sapevi questo? Ragazzi, c'è quella famosa canzone che faceva viva i pompieri, vivi giù, che quando passano i cuori infiammano, viva i pennacchi rossi e blu, viva le pompe dei pompieri, vivi giù. Quando mia nonna si è rotta il femore alla garbatella, io ho aspettato, mica sono salita a vedere se era ancora viva. Io sono rimasta. Nonna per terra. Nonna, muori. Nonna, muorivo. Aspetta, 2 minuti, muorivo. Intanto vedevo, sentivo mamma mia, che spettacolo. Andiamo avanti. Vabbè. Pubblicità, poi c'è una sorpresa per Alessandro. Pubblicità è meglio, vai. Ma insomma, hai lavorato. Thank you.
cara Jessica, sui social si commenta... Il calo depressione, il calo depressione. Succede questo. Allora Alessandro, quanto sei riuscito a spegnere qualche incendio? Guarda, amici del fuoco volontario. A dirti la verità, non era proprio un vero e proprio incendio. Allora, io andavo al lavoro, lui, però, al lavoro da casa con la divisa, no? Sì. Quindi la gente comunque ti guarda, io prendevo la metro con tranquillità, andavo. A un certo punto, al ritorno da casa, un giorno stavo con le cuffiette, vestito da vigile del fuoco, mi guardo intorno e non c'era più nessuno intorno a me. Tutti lontano lì che mi guardavano. Mi dico, oddio, che è successo? Mi guardo a destra un fumo fuori sotto le rotaie della metro. Riguardo loro. Poi io dico, oddio, c'ho la divisa. Dico, poi che faccio? Quindi sono andato su in guardiola dove sta il tizio, ho preso l'estintore, chiama i pompieri, perché giustamente chiama i pompieri. Il pompiere che dice chiama i pompieri. Sono andato giù, sono sceso sotto, ho spento questa fiammella, e mentre stava venendo la metro, era già stata avvertita, insomma, il treno e tutto quanto, quindi io che bloccavo la metro, spengevo qualcosa, la gente lì che mi guardava, bravo, bravo, era... Fogherello, vabbè, insomma, però, fatto il tuo però mi è presa un'ansia, tutti che mi guardavano, dico, oddio, adesso che faccio? E poi dopo, quando è scoccata la scintilla invece per lo spettacolo, a parte il Grande Fratello che tu hai fatto, sei arrivato secondo, mi sembra. Sì, sì. Però che diciamo in qualche modo hai cominciato a fare televisione. E poi dopo invece la vera, quando è che hai capito che questo sarebbe diventato il tuo mestiere? E io ho iniziato quando ero piccolo, veramente, con servizi fotografici, foto per riviste, insomma, cosette, piccole cose. E quando sono tornato da quell'esperienza del Grande Fratello, ho vissuto per un periodo a Milano. E ho capito che c'era qualcosa che dovevo fare in più a quello che avevo già fatto, nel senso la gente mi conosceva per quello che ero, ma non per quello che facevo. Ho fatto un po' il percorso al contrario rispetto a un attore tradizionale. Quindi sono tornato a Roma, ho lasciato Milano e tutto quello che riguardava il Grande Fratello, le serate, sai, tutte quelle cose lì. Mm-hmm. E ho cancellato tutto, ho riazzerato e mi sono chiuso dentro una scuola di recitazione 2 anni. Ho sbattuto la testa e poi alla fine, piano piano, ho cominciato a fare lavoretti. Poi ho trovato il mio primo agente e poi alla fine l'attuale. Hai conosciuto tua moglie anche su un... conosciuto mia moglie, un set teatrale. È stata una cosa stranissima, perché mai avrei pensato di fare un musical. Ho fatto questo musical di Maria di Nazareth, si chiamava. E lei faceva parte del corpo di ballo. E alla fine ci siamo incontrati, io facevo Gesù, lei si chiama Maria, perfetto proprio, cioè quindi... Ed è nato? Come si chiama tuo figlio? Ed è nato Filippo. Ma Filippo è nato dopo un po', perché io poi dopo un po' di anni che convivevamo gli ho chiesto di sposarla e lei mi ha detto sì ed è partita 5 anni per Marsiglia. Due figli. Capito? Quindi vi siete sposati quando lei è tornata. Quando lei è tornata, però insomma l'amore ha resistito, diciamo così, sì, la distanza. Sì, sì. Insomma Marsiglia... Anzi, la distanza fa pure bene, perché nella vita uno, no? Sì, sì, io ho continuato a fare il mio percorso, lei ha, diciamo, chiuso l'arco del suo, lei è ballerina, quindi insomma alla fine devono comunque arrangiarsi in qualche altro modo. E alla fine sì, è nato Filippo. Che papà sei? Sono troppo innamorato, mai avrei pensato. È una parte di te che si stacca, e come ha fatto il Signore con noi, insomma. I pannolini chi li cambia? Chi è no, più tutti bravo? E due, siamo abbastanza... Chi è più bravo? Non abbiamo mai preso il tempo, diciamo, la notte si alza più lei che io. Io non lo sento proprio. E insomma, prima di salutarti, mio caro Alessandro, c'è un salutone che ti manda qualcuno che conosci bene. Più di uno. Sì? Sì. Ciao Ale, visto che sorpresa. Ci hanno dato questa opportunità per salutarti e spero che possiamo vederci presto, visto il periodo. Ciao Ale, ormai siamo abituati a vederci e parlarci solamente tramite un monitor. Dai, vorrà dire che quando finirà questa pandemia ci godremo ancora di più tutti i momenti che passeremo insieme. Ciao Ale, ormai tra Russia e pandemia è quasi 1 anno e mezzo che non ci vediamo. Ti mando questo video con la speranza di riuscire a più presto di poterci rincontrare e bere un buon bicchiere di vino insieme. Ciao Moro, ci mancate un sacco. Ma speriamo di no, perché appena si potrà ci facciamo una bella vacanzetta insieme. Questi vicoli trasteverini si incontrano gli amici lontani e quelli vicini. Noi te cerchiamo e non te troviamo. Dai Esandri, dacci una mano. Nel frattempo te salutiamo e te abbracciamo. Con la speranza che sto virus diventi quanto prima un ricordo lontano. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Questa è una cosa veramente bella. Sono amici che porto nel cuore da 40 anni
ci sono cresciuto insieme e senza di loro sarebbe stata una vita triste. Qual è il segreto dell'amicizia maschile? Noi qui parliamo spesso di sorellanza, no? Le amicizie maschili di cosa vivono secondo te? La tua amicizia con loro di che cosa vive? Anche ecco, come in questo periodo se non ci vediamo, ci sentiamo poco, abbiamo costruito un rapporto fortissimo dato da... Ma sono tanti, sono... No, questa è solo gruppo. Una parte poi, altri forse si sono vergognati. Abbiamo costruito tanto, ci cerchiamo sempre e ci siamo sempre. E quello è, tu mi puoi chiamare H24, io sto sempre lì, prendo la macchina e vengo da te. E questo forse tra i maschi c'è proprio questo senso quasi del dovere, no? Quasi un lavoro, quasi una missione. Per me l'amicizia è più importante dell'amore. Se non c'è amicizia non c'è niente. Parole sante. Sì. Grazie Alessandro Terzini, grazie davvero di essere stato con noi. Ci hai fatto ridere, sorridere, divertire e persino commuovere con quest'ultimo giro di affermazioni, perché è molto vero, cosa saremmo senza l'amicizia, soprattutto in questo periodo. E adesso...